Quando cerchiamo un criminale, il miglior modo per prevedere le sue mosse future è basarci su tutti i suoi spostamenti passati. Floyd fece ricorso a numerosi pseudonimi. Di solito questi individui hanno comportamenti seriali, seguono uno schema preciso. Supposi che avrebbe usato uno dei vecchi pseudonimi e che si sarebbe recato in posti a lui noti, Phoenix, Florida, Georgia e Kentucky. Condivisi con i colleghi le mie teorie. Allertarono tutti gli stati in cui aveva ottenuto una licenza di guida usando gli pseudonimi. Gli investigatori erano persuasi che avrebbe tentato il rinnovo di una di queste patenti. E così fu. A Louisville, nel Kentucky, rinnovò la patente che riportava il nome Warren Marshall.